Sindaco Enzo Ferrandino, in un'altra intervista avevamo parlato di autovelox, diciamo, stavolta dalle chiacchiere si è passati ai fatti, lo possiamo dire. Non solo stavolta, noi cerchiamo sempre di essere conseguenziali rispetto agli annunci quando li facciamo per attività e iniziative che intraprendiamo. Come dici tu, avevamo annunciato, nel senso, quando adottammo gli atti per dotarci di questo strumento atto alla rilevazione di coloro che infrangono il codice della strada andando oltre i limiti di velocità, all'epoca lo annunciammo e stamattina ci sono state le prime prove, è arrivato lo strumento, è arrivato l'autovelox, accompagnato da un istruttore, un operatore della società che materialmente ci ha fornito l'attrezzatura, che ha spiegato le modalità di funzionamento, facendo anche dei sopralluoghi su una delle strade, la strada statale 270, e facendo proprio una dimostrazione di pratica di come materialmente va utilizzato questa attrezzatura, che spero possa essere determinante per abbattere la pericolosità delle strade in generale del nostro comune. Uno dei nemici della sicurezza stradale, rappresentato sicuramente dall'eccessiva velocità con la quale spesso vengono praticate le nostre vie, le nostre arterie, e da questo ne possono potenzialmente scaturire degli incidenti e possono anche scaturire, purtroppo, come è accaduto in un recente passato, anche dei morti. Come pubblica amministrazione ci siamo fatti carico di questa problematica e stiamo cercando di operare in maniera concreta. Una prima risposta concreta è proprio la dotazione della Polizia Municipale di un autovelox che risulti essere pienamente rispondente a quelli che sono gli obblighi di legge, con tutte le autorizzazioni, con tutti i collaudi, con tutte le verifiche che la normativa prevede. Spero che l'utilizzo di questo strumento possa ribaltarsi positivamente, spingendo gli ischitani e coloro che praticano le nostre strade ad essere più prudenti, più attenti, più rispettosi di quelle che sono le discipline sancite dal codice della strada.